Potenza insegue i playoff, Fasano la salvezza diretta, sono in piena corsa per i rispettivi obiettivi le due portacolori di Puglia e Basilicata nel campionato di B femminile di pallacanestro, entrambe vittoriose in casa nell'ultimo turno. Sale a 20 Basilia Potenza, imponendosi in rimonta su Catanzaro per 82 a 77, dopo aver inseguito per tutta la gara. In evidenza Jmatova con 28 punti, Sekulic con 21 e Mastrototaro con 18, che sommano in 3 quasi l'intero bottino offensivo. Ora trasferta a Sant'Antimo per scalare la classifica il più possibile in vista della fase orologio. Stessa missione per Fasano, rilanciatasi in ottica permanenza con il terzo successo di fila. Dopo Potenza ad Agropoli e Angri a cadere sotto i colpi delle ragazze di Coach Arrighi, che brindano sul 69 a 58, 23 punti per Numa, 18 per Porcu. Un'affermazione che vale l'approdo al settimo posto per la prima volta in stagione, oltre al vantaggio nel confronto diretto con Angri, appaiata a 14 punti, ma domata sia all'andata che al ritorno. Adesso si va a Catanzaro con tanta fiducia. In C femminile, due vittorie in 3 giorni per Dinamo Taranto, che si issa da sola in vetta a quota 20. Prima 68-43 sulla scuola di basket Lecce, quindi 62-41 contro Pink Bari nel recupero. A 18 ecco Lotti Gnuttrani, che regola Gymnasium San Pancrazio per 70-37 ed è seconda. Nell'otto playoff pure Lecce e Apulia Logistics Pink Bari, che si aggiudica la stracittadina con Marlù, contendendone il ritorno nel finale e chiudendo sul 53-49. Per la squadra di Palagiano la più prolifica è Gatta con 13 punti, ancora meglio sull'altro fronte Caputo con 21 e Pavlovic con 16. Seconda gioia per Menzsana Mesagne, che lascia al palo Talos Ruvo, superandola per 62-51. Nel prossimo turno si sfidano Trani e Lecce, mentre Taranto è di scena a San Pancrazio.